Buongiorno, ho il grandissimo piacere oggi di avere qui con me Raffaella Pannuti. Benvenuta e grazie davvero per questa chiacchierata tra donne che faremo insieme. Il mio progetto femminile singolare nasce dalla mia attività di consulente finanziaria che si dedica soprattutto alle donne e che in tanti anni ho sentito spessissimo dire non ci capisco niente o se ne occupa mio marito, riferito alla finanza. Mentre io penso che sia importante che le donne siano sempre più consapevoli in questo ambito e quindi l'idea di queste interviste è per intervistare appunto persone che sono protagoniste ovviamente nella loro attività, nel loro settore e per parlare della loro appunto della loro professione e con qualche accenno eventualmente anche al mio mondo della finanza. Oggi Raffaella Pannuti, che dal 2011 è presidente ANT, che come tutti sappiamo si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e anche di prevenzione. ANT è stata fondata nel 78 dal professor Franco Pannuti, il papà di Raffaella, oncologo all'ospedale Malpighi, che per 40 anni ha portato avanti questa sua visione, cioè del malato curato tra gli affetti, della famiglia, ma in modo estremamente professionale. Quindi io, Raffaella, partirei proprio da qui, la figura del tuo papà e il suo impegno per i malati e di come deve essere stato eccezionale crescere in una famiglia di questo tipo. Ovviamente, intanto buongiorno, buongiorno a te e grazie per questa intervista. Uno se ne accorge dopo, no? E quindi quando eravamo piccoli, insomma, io ho sempre detto che avevo un'altra sorella, ecco, c'eravamo io, mio fratello e c'era l'ANT, perché faceva parte veramente della nostra vita. Ecco, per esempio mio padre mi riempiva la camera di frasi che lui scriveva, no? L'eudesia, la dignità della vita, le qualità che conferiscono dignità alla vita, la solidarietà. Solidarietà intesa come risposta al richiamo della sofferenza. Quindi io avevo tutta questa camera tappezzata di queste sue frasi. Ecco, mi ricordo che una volta mi sforzai e trovai una frase io e quindi gliela misi in camera anch'io, ecco, volevo, ecco, in qualche modo essergli vicino. Ecco. E anche in questo senso poi è stata la mia partecipazione ad ANT, ecco, in modo attivo. Io sono laureata in chimica industriale. Prima di laurearmi ho cominciato a lavorare in un laboratorio di analisi ambientali, ho pubblicato degli articoli sempre sullo smaltimento di amianto, quindi cose che riguardavano il mio settore, però ad un certo punto sentivo l'ANT come qualcosa di troppo importante per la mia vita, per sentirmela così marginale, quindi ho pensato, dico, anche lì mandando un bigliettino a mio padre, visto che si era liberato un posto, se vuoi io sono disponibile, ecco, insomma, e lui, tra l'altro lo ritrovai questo fogliettino quando lui è morto e quindi stavamo guardando tra le sue cose e da lì è cominciata la mia avventura nell'ANT, ecco, nel 98, insomma. Immagino l'emozione del papà e la sua gioia nel vedere questa tua partecipazione. Comunque, però mi incuriosiva molto, infatti era una domanda appunto che avrei voluto farti, cioè la scelta di chimica industriale, poi questo passaggio, però insomma, un richiamo. Io vengo dal liceo classico, dal Galvani, ecco, insomma, e avevo 10 in chimica, insomma, e quindi mi piaceva l'idea della chimica anche perché lì, sentendo sempre, mio padre ha studiato un farmaco che poi è stato utilizzato ed è tuttora utilizzato nella terapia contro i tumori, che si chiama MAP, metilossiprogesterone acetato. Noi come ANT avevamo un laboratorio a chimica industriale, quindi mi piaceva chimica, l'idea di questo laboratorio di cui avevo sempre sentito parlare, quindi anche lì è stata una cosa abbastanza naturale, ecco, insomma. Poi dopo dalla chimica mi sono data al giornalismo e poi all'ANT, E insomma. all'altro. Bene, puoi raccontarci come, insomma, leggiamo e abbiamo letto tanto, però mi piacerebbe sentirlo dalla tua voce, come funziona l'assistenza domiciliare ai malati e come siete organizzati sul territorio, come si riesce ad ottenere appunto anche la vostra assistenza, ecco qualcosa in questo senso. Allora, noi abbiamo un unico atto burocratico che è quello di chiedere la nostra assistenza al medico di base.
Quindi attraverso l'autorizzazione del medico di base i nostri medici intervengono. L'ANT è nata a Bologna da mio padre appunto nel 1978, ma da allora si è trasferita in 11 regioni italiane, quindi noi abbiamo l'assistenza domiciliare in 11 regioni, 31 province. Ecco, quindi le nostre equip multidisciplinari, quindi fatte da medici, infermieri, psicologi, sono presenti in 31 province italiane, dove noi assistiamo quasi 10.000 pazienti l'anno, ecco, insomma, quindi in modo completamente gratuito. Cosa vuol dire in modo gratuito? Vuol dire che noi abbiamo in alcune regioni delle convenzioni con le ASL che coprono in parte quelli che sono i costi, e l'altro naturalmente è la raccolta fondi, 5 per 1000, le donazioni, i testamenti, i legati, ecco, insomma, quelli che ci lasciano le persone. Quindi la maggior parte sono donazioni delle persone. In piccola parte, meno del 20%, sono costi, ricavi che vengono dalle convenzioni con le ASL. Ecco, quindi basta questo per entrare in assistenza ANT. Noi assistiamo i sofferenti di tumore in fase avanzata, avanzatissima. Quindi significa persone di cui ci vogliamo prendere cura nella fase ultima della loro vita, quella che in questo momento di pandemia è risultata la più difficoltosa, perché sicuramente sono pazienti fragili, ecco. Assolutamente. Sono numeri veramente, veramente impressionanti, e anche mi viene questo commento, magari non so se è fondato, il risparmio che a livello pubblico c'è grazie a questa vostra attività, pensavo portasse maggiore contributo da parte appunto dello Stato, ecco, sull'attività che invece mi dicevi è limitata al 20%, quindi sì, sì. Però se pensiamo allora, a quanto si risparmia rispetto ad un'assistenza ospedaliera, no? Sì, allora il tema è che l'assistenza domiciliare, le cure palliative, quindi le cure in fine vita, sono legge dello Stato, quindi lo Stato deve garantire al sofferente in fase avanzata, avanzatissima, le cure palliative, siano esse a domicilio, siano esse in strutture. Vedi l'hospice, per esempio. Certamente il setting assistenziale è quello che da un punto di vista umano, etico, le persone amano di più, perché stare nella propria casa piuttosto che passare gli ultimi periodi della propria vita in un ambiente che non è il proprio non piace a nessuno, ecco, insomma. E quindi sicuramente il domicilio è il posto elettivo dove le persone vogliono stare. Bisogna capire quale modello utilizzare. Certamente il fatto di che questa sia una legge, quella delle cure palliative e quindi anche dell'assistenza territoriale, non significa che tutti la possono utilizzare. Significa che bisogna capire quali modelli possono essere più adatti, cioè più sostenibili nello spazio e nel tempo, quindi garantire a tutti tutto, perché lo Stato e la mutua, no, il sistema sanitario nazionale prevede che le cure siano date tutte a tutti, e quali se lo Stato ci riesce. Ecco, il nostro presidente Draghi ha parlato di ampliamento delle cure territoriali, bisogna capire come farlo. Ecco, su quello le idee secondo me sono poche e confuse. Ecco, insomma, l'ANT sicuramente ha dimostrato di avere i numeri per dire che le cure territoriali sono quelle più amate dalle persone, più consone per quelli che sono i bisogni assistenziali della gente, sicuramente meno costose di un ricovero ospedaliero improprio. Ecco, quindi questo è. Lo Stato è tenuto a fare le cure domiciliari, poi che ci riesco meno, qui io ho delle perplessità. Dopo ho una domanda su questo, adesso volevo un attimo chiudere il discorso, ecco, sulla struttura. Quindi mi parlavi di un team di assistenza composto da medici, infermieri, psicologi, quindi sono dipendenti di ANT. Sono dei liberi professionisti, noi abbiamo dei dipendenti, circa 160 dipendenti in tutta Italia, e poi abbiamo medici, infermieri e psicologi che sono dei liberi professionisti. Okay. Noi raccogliamo le offerte per pagare medici e infermieri affinché possano garantire l'assistenza 24 ore su 24 alle persone che ce lo chiedono. Ecco, i volontari, perché quella è la seconda anima di ANT, anzi direi la prima anima di ANT, sono i garanti delle vie dell'eutanasia, sono quelli che raccolgono i fondi, sono quelli che
sono i rappresentanti di ANCI sul territorio, ecco, ma non vanno a casa delle persone se non in piccola parte. Medici e infermieri hanno diritto a una loro dignità lavorativa. Certo, assolutamente, infatti. Ecco, perfetto. Ecco, e l'altra cosa che volevo approfondire, naturalmente molto importante è l'aspetto psicologico, perché abbiamo parlato di un fine vita, per cui dell'accompagnare appunto le persone. Ecco, in questo caso come si gestisce questo aspetto psicologico? Cioè, sempre nel team, dicevi, è sempre presente uno psicologo che ha Noi abbiamo, l'occorrenza. sì, noi abbiamo più di 30 psicologi in tutta Italia, quindi è il più grande gruppo di psicologia legato alle cure palliative. I nostri psicologi sono a disposizione sì del paziente, ma soprattutto dei familiari, perché quando il tumore colpisce, colpisce interamente tutta la famiglia, ecco, insomma. Quindi Certo. a volte chi ha più bisogno di sostegno è chi sta vicino al sofferente, ecco, che deve avere la forza per sostenere il sofferente nelle ultime fasi. E quindi ecco, questo tema è molto sentito, quindi anche l'elaborazione del lutto. Quindi quando noi assistiamo una persona malata di tumore, a volte l'assistenza non finisce con la fine dell'assistenza a questa persona, ma continua con questi familiari attraverso l'elaborazione del lutto insieme agli psicologi. Un altro compito importante dei nostri psicologi è la gestione del team, dei medici e degli infermieri, per gestire il burnout. Lei pensi che a un medico viene insegnato a curare le persone, invece a questi medici e questi infermieri, questi medici e questi infermieri si prendono cura di queste persone e le portano alla conclusione della loro vita. Quindi, in un certo senso si sentono frustrati, ecco, nella loro, professione perché non vedono il miglioramento della persona. Ecco. Dall'altra parte, invece, comunque questo senso di prendersi cura della persona è molto forte, ecco, e quindi noi abbiamo medici che sono con noi da oltre 20 anni, oltre 25 anni, ecco, proprio perché capiscono l'importanza delle cure palliative e del prendersi cura di queste persone. Assolutamente. Allora, dicevamo, lo hai accennato prima, ma mi farebbe piacere se tu volessi un po' specificare meglio. Quindi l'80% del bilancio di ANT proviene dalle donazioni, ecco, e qui quindi come si fa a donare ad ANT? Vogliamo ricordarlo? Allora, sicuramente in questo periodo di pandemia è stata durissima, ecco, durissima perché tutti gli eventi che prima i volontari facevano, le cene, le sfilate, no? Queste cose bellissime che servivano anche per aggregare le persone, sono venute a mancare. L'unica fonte di sostegno è stato sicuramente magari l'uovo a Pasqua piuttosto che la stella di Natale, a Natale appunto. Però basta andare comunque sul sito internet di www.ant.it e cliccare dona ora, ecco, questo può essere importante. Un'altra cosa importantissima per noi, ed è proprio tipica del periodo di maggio e di settembre-ottobre, è il 5 per 1000. Ecco, il 5 per 1000 non è una donazione, lo ricordo, è una scelta, no? Uno facendo 100 le tasse che comunque deve pagare e dare allo Stato, ecco, può scegliere di destinare un 5 per 1000 anche all'ANT, che non è l'8 per 1000, cioè uno può dire destino il 5 per 1000 all'ANT, l'8 per 1000 alla Chiesa, no? Perché spesso c'è anche questa confusione e uno dice, beh, ma io do sempre alla Chiesa, continuate a dare alla Chiesa, ecco, però si può dare un'altra cosa all'ANT, ecco, insomma, e questa è una scelta di campo. Assolutamente. E sempre più frequenti, anche se meno rispetto all'estero, anche dei lasciti testamentari. Questa è una cosa che è importante, ecco, devo dire che sta assumendo una connotazione di grande responsabilità sociale nelle persone. Ci sono molte persone, ecco, io dico anche un'altra cosa, a volte si pensa che chi lascia un testamento per l'ANT o un legato non abbia parenti a cui lasciarlo o figli a cui lasciarlo, ma si può invece pensare di destinare
una piccola parte di quella che è l'eredità attraverso un legato all'ant, lasciando quello che si deve lasciare ai figli, ai nipoti, parenti, eccetera. Ecco, quindi è semplicemente anche in questo caso una donazione post mortem, ma sicuramente è importante. Quindi certamente può succedere che le persone sole più frequentemente destinino all'ant o altri enti le loro eredità, ma ci sono anche persone che lasciano dei legati all'ante come lo lascerebbero ad altre persone, ecco, insomma, e quindi questo è un altro senso civico, un senso civico molto importante. Certo, bene. Allora, parte importante dell'attività invece, dicevamo, è legata alla prevenzione. E ecco qui, qual è la vostra proposta in particolare, cioè come operate in questo campo? Allora, sicuramente durante questo periodo di pandemia quello che abbiamo visto è che purtroppo se non ci muoviamo con rapidità andremo incontro a un altro tipo di pandemia, che è quella dovuta al fatto che si sono trascurate altre malattie. Quindi la prevenzione, se prima era importante, adesso lo diventa ancora di più. Ecco. Noi non facciamo screening come le ASL, ovviamente non siamo la ASL, ecco, però noi vorremmo e vogliamo sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione, attraverso una prevenzione primaria, cioè facendo delle visite per il melanoma, per la tiroide, magari anche con ecografie a donne minori di 45 anni, quando per esempio in Emilia-Romagna c'è la mammografia non obbligatoria, però fatta dal Gratuita. sistema sanitario, esatto. E, ecco, quindi noi facciamo questa, o se no la prevenzione secondaria, cioè andiamo nelle scuole e raccontiamo ai ragazzi, partendo dalle elementari, andando oltre, l'importanza della prevenzione, anche la prevenzione alimentare. E quindi noi abbiamo dei nutrizionisti che fanno lezioni sul problema dell'obesità e cose di questo genere. Ecco, quindi noi attraverso una collaborazione, spesso con le aziende, altre volte con i comuni, altre volte per donazioni, diamo la possibilità alle persone di usufruire di queste visite di prevenzione gratuite e quindi magari farsi venire la pulce nell'orecchio e continuare nelle visite di prevenzione. Capisco, bene. Infatti, dati molto preoccupanti da questo appunto ultimo anno, dove le visite purtroppo si sono estremamente rallentate, mi parlavano, sono stata a fare io delle visite, insomma, tutti i medici mi hanno riferito questo, quindi del fatto che sono estremamente preoccupati. Ecco, quindi credo che sia necessaria un'azione, ancora come dicevi, più vigorosa in questo momento. Decisamente, Solo che decisamente, c'è sempre un problema decisamente. di fondi, ahimè, e quindi Adesso abbiamo i recovery fund, quindi sempre abbiamo lì torniamo, tantissimi, sempre alla finanza sempre. torniamo. Comunque, ecco, l'altra cosa appunto che volevo chiederti riguarda proprio il tuo commento che abbiamo letto sui giornali rispetto alle iniziative del governo, insomma, appunto, recovery fund e tutto il piano riguardante la sanità. Ecco, se tu potessi scegliere un tuo modello ideale, quale sarebbe? Sulla sanità, Sulla sanità, ovviamente. sì, riguardo, sì, certo, riguardo al tema, sì, al tema di cui si è scritto anche sul giornale, la tua intervista, Sì. insomma. Allora, il mio modello ideale è no a una sanità pubblica per pochi, sì a una sanità integrata per tutti. Cioè, partendo dai massimi principi, non ci possiamo e non ci dobbiamo più nascondere dietro al fatto che abbiamo una sanità pubblica. Perché non è vero, nel senso che se si va in Calabria o in Sicilia, io sfido le persone a dire che ci sono le cure palliative o altri servizi della sanità, quindi la sanità non è per tutti. Ecco, allora io mi chiedo e mi sono chiesta in questi anni come si potesse ovviare a questa cosa. Allora, si è visto ormai da diversi anni, da diversi decenni, che il modello del 1900, che presupponeva una sanità pubblica o comunque un sistema di welfare pubblico, in questo momento non funziona più perché i soldi non ci sono. Quindi bisogna operare in un altro modo e la mia soluzione è l'integrazione con il mondo del terzo settore, un terzo settore che deve essere maturo, che deve essere capace di dare dei servizi continuativi nello spazio e nel tempo.
che permettano a questa sanità, che deve rimanere pubblica, di essere tale attraverso l'aiuto appunto di un terzo settore a cui viene data una forza dal sistema pubblico e un'integrazione e una dignità come deve essere. Questo è previsto dalla legge perché esiste l'articolo 55 della legge 117 del 2017 sul terzo settore, in cui si parla di coprogrammazione e coprogettazione con gli enti del terzo settore. Allora dobbiamo farla diventare legge. Io faccio il caso di Ant. Se in alcune zone Ant, vedi l'Emilia-Romagna, non è vero, vedi Bologna, vedi la Puglia, c'è questa integrazione con il sistema pubblico attraverso convenzioni, attraverso bandi di interesse e quant'altro, in zone come la Toscana, come il Lazio, questo ancora non avviene. Allora, non avviene per la campagna, non avviene per indolenza, non avviene per mancanza di volontà, in questo senso, lo dico chiaramente, di integrazione. Io pubblico posso fa faccio tutto, ma non è vero, perché poi alla fine non è vero. Ecco, quindi secondo me la soluzione in un mondo ideale è questa applicazione di questo articolo 55 della legge 117 che parla di coprogrammazione e coprogettazione con enti del terzo settore che possano veramente garantire una sanità pubblica per tutti. Questo secondo me è il passo da fare. Chiarissimo. Siete stati interpellati in qualche modo nella gestione di questo, cioè nella progettazione del recovery fund? Sono No, curiosa. No. no. Ok. Va bene, va bene. Come Okay. solito. Speriamo che ci abbiano pensato da soli. Hanno ancora, sono ancora i progetti pilota, no? Ma questo Sì, da no, anni, quando certo. parlano di progetti pilota, dico, come? L'hanno assistito 130.000 sofferenti di tumore da più di 40 anni a questa parte, voglio dire, il progetto pilota ormai sono Sì, passati, direi che però l'abbiamo voglio dire, superato da un po' il progetto sì, pilota. ecco, manca questa volontà, sinceramente, ecco, insomma, con Ecco, questa falsa... forse è anche un po' una questione ideologica, mi viene da dire, può essere. Sì, ma anche da dire, oddio, non scontentiamo tutti per dare dei contentini all'uno. Ecco, però qui noi dobbiamo cercare di arrivare a una conclusione. Allora, la conclusione è che i pazienti fragili in questo momento non vengono assistiti se non a macchia di leopardo. Quindi qualcosa di reale, di concreto bisogna fare. Bisogna avere coraggio in questo senso. Quindi, voglio dire, disponibili a mettermi ai tavoli nel momento in cui c'è anche da parte loro la volontà di integrazione reale o di ascolto, ecco, diciamo così, almeno ascolto. Una cosa che forse sulla quale non sono certa, comunque, perché penso che sia ancora molto giovane, però se tuo figlio volesse entrare in Ant, o se non so, se già nei suoi progetti mi No, incuriosisce allora mio questa figlio ha cosa. 18 anni, sta facendo la È 18, maturità, in bocca al ecco. lupo. Allora in bocca al Vabbè, lupo, assolutamente. Sì, non avevo trovato, ho guardato un po', ma non avevo trovato l'età, quindi ero un sì, po' indecisa. 18 anni. Ok. Ecco, io gli ho sempre detto che lui deve farsi la sua strada. Dopo, ovviamente, avrei piacere che lui comunque capisse, lo sto vivendo anche adesso, che cos'è Ante. Ecco, però ho piacere che prima si faccia la sua strada, lui vuole fare ingegneria, intanto faccia quella, dopodiché, se vorrà, spero, comunque, seguire l'Ant come volontario, in qualche modo, eccetera, ovviamente mi farebbe piacere. Sono Poi in un futuro certa. vediamo, ma prima si fa la strada Prima di fuori, tutto si fa, chiaro. esatto, si fa Sì. l'esame di maturità e ingegneria. No, ma dopo Ok. ingegneria, poi va a lavorare, dopo che ha imparato a lavorare con altri, poi viene qua. Dopo ne parliamo. Ok. E Assolutamente. un'ultima domanda. Vorrei chiederti qual è il tuo rapporto con la finanza? Ah, beh, il mio rapporto con la finanza è, non dico quotidiano, ma quasi, perché io insieme al consiglio d'amministrazione, ovviamente, e ai miei consulenti, amministriamo il patrimonio di Ant. Come mi ha sempre insegnato mio padre, grandissima prudenza, perché ovviamente io sto amministrando dei soldi che non sono miei, che sono frutto di donazioni di persone, quindi non mi do a voli pindarici o a chimere che mi parlino di rendimenti Sì, stratosferici. Ecco, sarebbe. quando arrivano le persone e mi dicono quello, ecco, per me la questione è già chiusa. Ecco, quindi tanti babuoni, non sotto il materasso ovviamente, ma negli istituti di credito, quelli seri, sono tantissimi, ecco, insomma, però ecco, questo è il mio modo di comportarmi che mi ha insegnato mio padre e che spero mi aiuti nel futuro.
Certo, l'obiettivo chiaramente in questo caso è quello di utilizzare il denaro per il suo aumentarlo scopo. Quando si può, questo è ovvio. Insomma, io devo pagare gli stipendi di 500 persone ogni mese, ecco, insomma, e devo dire quando c'è stata la chiusura l'anno scorso, no, del nostro ex presidente Conte a marzo, dicendo da domani saranno chiuse tutto quanto, a me è venuto un colpo, ecco, perché io mi sento profondamente la responsabilità e dei pazienti che io sto assistendo, ma anche delle persone che lavorano in ANTA, ecco, insomma, ai quali io ho il dovere di pagare gli stipendi ogni mese, insomma, quindi anche la gestione di un ente del terzo settore, io alcune volte lo chiamo azienda di solidarietà, ecco, significa anche una visione nel futuro che mi permetta non solo di arrivare a fine anno, ma di proseguire nel tempo, dico per i nostri assistiti, ma anche per il nostro lavoro. Certo. Bene, allora grazie davvero Raffaella per questo tempo, grazie a te. Che può essere estremamente prezioso e il tuo appunto che hai voluto dedicarmi. E invito naturalmente tutti a sostenere l'ANTA ancora in maniera ancora più forte rispetto al passato e visto appunto quanto fa per tutte le persone fragili che abbiamo nominato più volte. E, a presto per la prossima intervista. Grazie. Grazie molto Daniela.